La nostra idea era quella di mettere insieme un po' quello che è lo scenario editoriale col mondo anche editoriale che sta cambiando radicalmente oggi, sia sul piano economico sia sul piano della produzione. Mettere insieme questo, insieme a vinicoltori indipendenti e insieme anche a birrifici artigianali. Questo come format, insieme poi a un pezzo del centro sociale che è appunto la cucina che fa a chilometro zero e a filiera corta anche. E mettendo insieme tutte queste cose qua praticamente abbiamo cercato di creare una sorta di contenitore che andasse oltre appunto quella che è la solita, diciamo, come definire, la solita fiera, il solito mercato del biologico, quindi fare un discorso anche etico sia nel modo in cui si produce, quindi tutti quelli che producono sia libri, sia vino, sia birra, sia cibo, lo producono comunque con un'etica che è quella dell'ecosostenibilità, che è quella del recupero di tradizioni appunto per quanto riguarda per esempio la parte sui vini e sulle birre, che è quella appunto della valorizzazione, come dire, culturale di quello che si produce quotidianamente. Ognuno è ancora embrionale, la prima edizione, e questa cosa qua ci servirà per capire come ampliare il progetto, come portarlo anche al di fuori del centro sociale, perché la nostra idea non è quella di fare fermenti solo qua dentro, è quella di fare un evento culturale che sia in grado di relazionarsi a diverse persone, essere trasversale su questo profilo qua e allo stesso tempo coinvolgere tantissime compagnie del territorio e valorizzare appunto quello che è esattamente il punto debole oggi della produzione culturale, cioè andare al di fuori di quella che è la produzione televisiva o del gran teatro, che è quello fondamentalmente che gira e che viene fatto girare, o appunto della musica commerciale, di altri tanti altri problemi che ci sono, appunto problematiche, non proprio problemi, sulle dinamiche culturali e di produzione, e appunto valorizzare quello che è esattamente un modo differente di produrre cultura, quindi associazioni, compagnie teatrali del territorio, gruppi musicali e non del territorio, che però nel nostro modo di vedere hanno un'etica nel fare tutto, sia nel modo in cui vengono distribuiti o si autodistribuiscono, sia nel modo in cui producono quello che fanno, sia l'etica nel fare tutto questo.